Il colpo, per poco non mi mancava. Grazie. Lei mi nasconde il panorama. Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce? Quella che mi nasconde lei. Ho capito. Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama? Peter Joshua. Io mi chiamo Regina Lampert. Esiste un signor Lampert? Sì. Congratulazioni. Non c'è di che, sto per divorziare. La prego, se è per me non lo faccio. No, 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 è che non lo amo più. Beh, almeno lei è onesta. Esiste una signora Joshua? Sì, ma siamo divorziati. Oh, non era una proposta, era solo una curiosità. Suo marito è qui con lei? Oh no, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente? Pete? Signor Joshua, lieto della sua conoscenza. Ora si è arrabbiato. No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi. Non è Shakespeare che ha detto: quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo? Shakespeare non se l'è mai sognato. E lei come lo sa? È terribile, lo ha inventato lei. Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi. E sull'elenco? Beh, c'è Charles. C'è un solo Charles Lampert? Mm. Signore, spero di sì. Arrivederci, Silvia, grazie. Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America? Perché? Non vuoi che resti qui? Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera... Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok? Ok. Arrivederci. Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia? Lasciare la... No. Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7. Non so proprio cosa dire. Era americano suo marito? Svizzero. Svizzero. E la professione? Non ne aveva. Era un uomo molto ricco? Suppongo di sì, non lo so. Quanto era ricco, secondo lei? Non lo so. Dove teneva il suo denaro? Non lo so. A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi? Non lo so. È assurdo, madame. Completamente assurdo. Lo so. Mi dispiace. Lasciamo stare. Oh, no, per favore. Les effets Lampert. D'accordo. Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari.
La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì? Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno. Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei. Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto. Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa. Scoperto niente? Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti, un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé. È finito, posso andarmene? Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito? Sì. E questo? Io non capisco. E questo? E questo? Farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile. Ma come lo ha saputo? È sui giornali della sera. Mi dispiace molto. Grazie. Ho provato a suonare, ma il campanello non ha suonato. Eh già, non c'è corrente. Beh, ma dove è andata tutta la roba? Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così. Cosa conta di fare? Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino. Che lavoro? Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io. Divorzio all'italiana, insomma. Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta. Venga, lei non può restare qui. Ma non so dove andare. Le troverò un albergo. Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa. Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok? Ok. Gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico? Non chiederlo a me, io sono solo la vedova. Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato? Fino a due giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.
Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi? Mai visto in vita mia. Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo. Ieri, con un bluff, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia. Perché te la prendi tanto? Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi. Si può? Si può? Che cosa dice Miss Tompkins? Miss Tompkins non c'è. Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe? La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert. Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro. Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io? Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli. No, grazie. Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA? Non è la sigla di una linea aerea? È la Central Intelligence Agency, CIA. Vuol dire spie e cose del genere? Noi li chiamiamo agenti. Noi? Vuol dire che lei... Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro. Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che... Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia... A un agente? Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene. Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo? Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti. Posso avere un sandwich, per favore? Pollo o fegatelli? Pollo. Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
Era per questo? Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi. Molto piacere. Grazie. Dunque, signora Bass... La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert. Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego. Ma questo è Charles? Sì. È molto giovane, quando è stata fatta? 1944. E con gli altri? Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto. Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente? No. Vuole un po' di vino? No, grazie. Avanti un altro. C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui. Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold Vugideon? No. Ora guardi l'ultimo. Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui. Hermann Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri? No, grazie al cielo. Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio. Perché dovrei correre un grosso rischio? Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia. Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno. La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza. Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica. Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi. Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro. Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola. Insomma, di chi è? È suo o di loro? È nostro. Oh. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo. Ma io non ce li ho. Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averle. Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo. Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli. Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti? No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve. Salve, Peter. Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo. Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese? Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea. Quell'uomo e quella donna sono sposati. Ah, questo si vede. Si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello? Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch. Che cosa dice lei? Che è innocente. Che non è stata lei. È stata proprio lei. No, io non ci credo. E quello lì chi era? È Ponch, naturalmente. Ponch? Ma io credevo che fosse morto. Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare? Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola.
Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale? Assunto da stasera. Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous! Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori. Che succede? Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo. Cosa, io e lei? Tutti quanti. Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Voilà, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancia. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo... Salve. Che cosa vuole? Non sta mica scherzando. No, affatto. Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io. Perché non ho tempo da perdere. No, signore. No! No, smetta, non per favore! Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? No! È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. No, no! Capisce quello che dico? Basta, la prego, basta! Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, pazzo, capito? Sono completamente pazzo! Che le prende? Che ci fa qua dentro? Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
momento. Ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù? Non so se faccio bene a dirglielo o no. Che cosa significa? Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me. Chi lo ha detto? È questo che non le posso dire. Senta, basta con queste sciocchezze. Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano. Non la sto sgridando. Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta? Certo che l'accompagno. Qui dentro è facile fare amicizia. Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda. Come fa a radersi lì dentro? Che cos'era? Che cos'era cosa? La faccenda in cui era coinvolto. Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna. Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata. Dove? Nella strada dove abita. Perché non facciamo altri due passi? Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori. Non vuole entrare per un momento? No, non voglio. Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario. Le farebbe piacere una sculacciata? E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina. E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh. Lo sa qual è il suo difetto? No, quale? Nessuno. I soldi. Non lo so. Io li voglio. Dammeli. Sono miei. Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi. Dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito. Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai? Spaventata. Non è niente. Dove sarà andato? Sarà scappato dalla finestra. Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori. Fa attenzione. Mi hai proprio tolta la parola di bocca. Una mossa stupida, Herman, proprio stupida. Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende? Ne vuoi ancora un po'? Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro? Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare. Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì. Andiamo, non essere così avido, Herman.
Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando. Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore. Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni. Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia. Chi ha preso la camera accanto alla ragazza? L'ho presa io, perché? Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me. Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito? Non ti preoccupare. Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio. Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé. E credono che lo abbia lasciato a te. Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno. No, non lo faranno. Non glielo permetterò. Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi. Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo. No, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito. Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi. Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie? Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela. Tu dici mai le bugie? Pronto? Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa. Che cosa vuole? Chi è? È l'uomo che era qui poco fa. Dai, eri con lei? Chi? L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei? Sì. È qui. Che cosa dice? Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro. Che cosa ti ha detto? Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà. Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti. Io penso che dica sul serio. No, sono soltanto parole. Le parole possono uccidere. Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi.
seguita? Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie. Agenti. Lui ha una pistola, signor Bartolomeo. No. Ma l'ho vista. Allora non è Carson Dyle. Carson? C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle. Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo. C'è da far diventare tutti vegetariani, no? È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle? Non mi sembrava necessario. Dyle è morto. Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta? Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono. Ma come? Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse. Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia. Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava? Niente, credo. E poi che successe? Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti? La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe? Carson Dyle morì, ma Scobi fu in grado di proseguire. E quando... La soupe se pochi. Pour moi. Voilà. Dove ero rimasto? Ah, quando Carson Dyle era morto. Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo. Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate? Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove. Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO? CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo. Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte. Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei. Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese. Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra. Ma perché io? Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie. Agente. Oh, pardon. Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte? Fräulein! Fräulein! Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
Dyle, signorina. Di Ypsilon L.E. Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle. Oggi nulla. Grazie. Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4. Sì? Buongiorno, signor Dyle. Regina? È l'unico nome che ho. Invece tu? È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere? Perché mi hai mentito? Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare. Vorrei proprio sapere chi sei in realtà. Ma ora conosci il mio nome, Dyle. Carson Dyle è morto. Sì, è vero. Era mio fratello. Tuo fratello? L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo. E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto? Se provi a farmi uno scherzo, cerchi di chiamare qualcuno, t'ammazzo, dai. Ti bucherai l'impermeabile. Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo. Ti darò un'occasione, Dyle. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro? Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha. E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è? Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te? Fa un passo indietro. Ma indietro dove? L'idea è questa. No, no, aspetta un momento, vacci piano. Oh!
Herman! Che vuoi? Come te la passi? Tu che ne dici? Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo. Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh? Eh? Sei tu? Sì. Apri dalla tua parte. Sì, aspetta un minuto. Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo? Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe. Oh. Scobie! Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express. Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene. Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia. Seduto. No, 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 aspetta un momento, cos'è quella roba? È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me. Lo credo. Oh, si è strappato qualcosa? No. Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata. Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Oh, 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 oh. Ti fa male? Che cosa? Ti fa male. Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema? Sei veramente il fratello di Carson Dyle? Beh, vuoi vedere il mio passaporto? Il passaporto? Che razza di prova sarebbe? Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio? Sì. D'accordo, domani ti ci porto in macchina. Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni? Alexander. Ok, Alexander. Ho finito. Bene. Sei un uomo nuovo. Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda. Esiste una signora Dyle? Sì. Ma siamo divorziati. Questo lo diceva Peter Joshua. Anch'io sono un pessimo marito come lui. Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no? Non si può. Ci deve essere un sistema. No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero? Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi. No, perché porta i mocassini. Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi. E perché non un piedi neri bugiardo? Tu che cosa sei? Un sincero piedi bianchi. Vieni qui. Siediti. Vuoi guardare come sono i piedi? Sì. Oh, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire. Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova. Anche Giulietta aveva 15 anni. Ma io non ho 15 anni. È questo il guaio, sei troppo vecchia per me. Vuoi essere un po' serio? Hai detto una parola spaventosa. Che parola ho detto? Serio. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu. Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici? Regina, lascia stare. Ok. Beh, che stai facendo? Ho lasciato stare. E chi ti ha detto di farlo? Tu l'hai detto. Ma non ti avevo mica detto di farlo subito. Oh. Ora basta. Alex, credo proprio di amarti. Sta suonando il telefono. Non che importa, chiunque sia non la smetterà. E nemmeno io. Un momento, ecco. Avanti, rispondi. Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa. Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda. Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo? Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino? Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito. Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentato una gamba. Siedi qui, bello. Tu
sei proprio un cowboy? Oh, sì, certo che lo sono. Allora dov'è la pistola? Vuoi mettere via quell'affare? Jean-Louis. Salve, signora Lambert. È lui chi l'ha invitato. Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio? Devo telefonare subito a Sylvie. Io non... E invece dovrà aspettare, signora Lambert. Ma è sua madre. Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda. E non stiamo scherzando, signora Lambert. Vogliamo il denaro e di corsa. Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert. E allora chi ce l'ha? Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu. Io? O tu? Oh... O lui. Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito. Ma senti che bella idea. È diventato pazzo. State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé. Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con il rischio che gli altri lo scoprano. Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa. Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie. Frugheremo le loro stanze. Va benissimo per noi. Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo. E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze. No, la mia no. Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave. Dammela qua. La mia stanza è aperta. Un momento, fuori. Ora voi due fate come se foste a casa vostra. Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti? Per Scobie, è l'unico che si è opposto. D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro. Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro. Coraggio. Tex. La roba di Charlie. Sembra anche a me. Dovremmo chiamare Herman? Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo? E se ci fosse? Perché disturbarlo? Sei sicuro che non manchi nulla? No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco. Non c'è un corno che valga 250.000 dollari? No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo. Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato? Come sarebbe? Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no? Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi. Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi. È naturale. E questo vale anche per Herman. È naturale. Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti? Lo seppellirai in giardino. Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino. Oh, nemmeno io. Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti? Lassù. Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante. Trovato, trovato, trovato! Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh? Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato! Lo hai trovato? No. Come sarebbe no? Il bambino stava urlando. È lassù, è lassù! Credetemi, non c'è niente lassù. Ah, sì. Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
E lui dov'è? Deve essere in camera mia. Porta il bambino nel corridoio. Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere? Vorrei saperlo anch'io. Non è la mia stanza. La mia neanche. È una cosa che non farà piacere alla polizia. Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Sembra ridotto tanto male. Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca. Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso. È il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due? Dyle. Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo? No, non lo sapevo. In America noi lo facciamo sempre. Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero. Chi credi che sia stato? Gideon? È possibile. O Tex? È possibile. Tu sei proprio di grande aiuto. Sì, hai ragione. Mi compri uno di quelli? Uno di quali? Io credo che sia stato Tex. Ah. Crema e cioccolata, s'il vous plaît. Perché credi che sia stato Tex? Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta. Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo? Che c'è di illogico in quello che ho detto? Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah. Credo che ci venga spontaneo. Eh? Chi? A noi donne. Ah. Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui? Come Scobie? No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ah. Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'? No, grazie. Oh. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo. Mi dispiace. Alex, io ho paura. Sì, lo so. Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso. Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe. Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio. È vero. Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere? Cosa? Assassinare qualcuno? No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame. Eh? Oh, e chi ce l'ha messa? Corri a cambiarti. Muoio di fame. Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi? Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua? Lo sai che sei una peste? Fai entrare. No, devo fare il bagno. Non sarebbe meglio se lo facessi di qua? Perché? A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura. Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie! Preso.
La conosci la storia del pastore che gridava al lupo? La doccia è di là. Andiamo, reggi, apri quella porta. Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia. Perché non chiami uno di loro? Se ti fa piacere. Oh, tu sei matta. Che stai facendo? Mi tolgo le scarpe. Che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza? Chiudi la porta. Temo di non conoscere questa canzone. Beh. Chiudi la porta. Perché? Vieni a guardarmi. È impermeabile. E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno? Ah, tutti i giorni. C'è scritto così sulle istruzioni. Ah, mi prendi in giro. Ma sì, te lo assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto. Tu sei matto. A prova di tutto. Sì. Signora Lambert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lambert. Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto. Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lambert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lambert. Ma non si tratterà di uno sbaglio? No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lambert. Arrivederci. Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare. Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente. Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola. Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero? No, non ancora. Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero? Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima? Sarebbe già qualcosa. Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida. Carson Dyle non aveva fratelli. Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire. Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no? Giusto, allora ascolta la storia della mia vita. Romanzata o non romanzata? Per favore, vuoi stare zitta? Ma no! Vuoi starmi a sentire? Avanti. Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma è un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali. Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione. Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento. Cosa vuoi dire? Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte. Vorresti dire che sei un ladro? Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto. Io non ci posso credere. Non ti posso biasimare per questo. Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua. Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield. Adam Canfield? Andiamo bene.
Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando? Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia. No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché. È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta. Esiste una signora Adam Canfield? Sì, ma siamo divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare. Mangerei un cavallo. Se vuoi te la posso ordinare. Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo. E come ti avrei sedotto? Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro. Questo è vero. Oh! Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000? No, penso proprio di no. Sì? Chi? Nella hall? Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento. Accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese? Sono in 3 e tutti in pigiama. Sei ridicule. Cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è? Vorrei saperlo. Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30? In camera mia, a dormire. E lei, signora Lambert? Anch'io. Nella camera del signor Dyle? No, nella mia camera. È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama.
Buonanotte. Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato. Vuoi andare a cercarlo subito? Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi. Adam. Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì? Stammi a sentire bene, Dale. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta. Dove sei, Tex? Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno. Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex. Perché? Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu. Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato... Dov'è la valigetta di Charles? Nell'armadio. Prendila. Però sei cocciuto, eh? Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie. Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me. Va bene, lo faremo di nuovo. Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato. È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari. Sì, ma quale? Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua? Niente. Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave? È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno. Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari. Aspetta un attimo. Cosa? Il dentifricio. E allora? Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore? Eroina. Anticaria alla clorofilla. Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco. Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro. Ti amo, Adam. Sì, me lo hai detto. No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex. Ah. Già. Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione. Attenta, ora parli delegato britannico. Oh, lavash! Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European... Sei in trasmissione? No, adesso no. Che succede, Adam? Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi. Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva. Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era. Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante. Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa? Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles. Con chi? Dove? Mi sembra che dicesse soltanto dove. Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo. Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge. Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato. Certo che c'è. C'è? Sì. Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me. Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental. Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta!
Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini. Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo. Niente paura, signori, continuate. E adesso che si fa? Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa. Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso. Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane. Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro. Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte. Assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando. Credo che non lo sappia nemmeno Tex. Tex è qui. Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui. Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone. Allora, dov'è la lettera? La lettera? Ma non vale niente. Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela! Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi. Di cosa stai parlando? Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato 3 uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna. Sylvie, che ci fai qui? Sto aspettando Jean-Louis. Cosa sta facendo? Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione. Che piacere. Quello cos'è? È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli. Santo Dio, dov'è ora? Che ti prende, chérie? Quei francobolli valgono una fortuna. Cosa? Una fortuna, vieni! Separiamoci. Tu cerca di là. Ok. Jean-Louis! 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 Régie! Thank you.
grazie al cielo. Dove hai messo? Che cos'è? Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre. Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite. Là-bas. Andiamo. Oh, ma se n'è andato? Me l'immaginavo. André? Monsieur Félix? Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita? Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli. Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854. E quanto vale? Oh, il denaro non ha importanza. Io temo invece che sia molto importante. Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari. Posso sedermi? Sì. E quello blu? Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo. E quanto vale oggi? 65.000 dollari. E l'ultimo? Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore. Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo. Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi. Grazie. E mi scusi. No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta. Adam. Adam. Pronto? Il signor Bartolomeo? Sì. Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui. Ne è sicura? Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro. No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo. È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta. Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli. Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal? Sì, la colonnade. Dove ci sono le colonne? Venga al più presto possibile. Corra, signora. Esco immediatamente. Arrivederci. Reggie, dove sono i francobolli? Reggie, aspetta! Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dyle sul cappello! Io non sono Dyle, tu lo sai! Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino! Dammi quei francobolli! Palais Royal, vite! Je suis un... Mais c'est très urgent! Occupé!
Oddio, Dio mio, ma perché non arriva? Ambasciata americana. Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore. Vuol parlare più forte, prego? Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo. Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio. Ma qualcuno sta cercando di uccidermi. Cosa? Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Diteli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert. Urgente, una certa signora Lambert. Lambert? Non conosco nessuna signora Lambert. Dice che si trova in una stazione del metro e che qualcuno vuole ucciderla. Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese. Carson Dyle! Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lambert. Ti dico che è Carson Dyle. No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo. Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te. Signora Lambert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito? Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe. Signora Lambert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
Lui è della CIA, l'ho visto all'ambasciata. Ti dico che è Carson Dyle. Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene. Oh, non so più chi siate. Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta. Perché dovrei? Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo. Si fermi, signora Lampert, o la uccido. Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza. Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte. Ma io non c'entro con questa Lei storia. Ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro. Mi creda. Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile. Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò. Si decida, signora Lampert, ora! Adam! Andiamo. Lo so che è lì dentro, signora Lampert. Venga fuori. Mi ha sentito? Venga fuori. Mi costringa ad ucciderla. Venga fuori! Il gioco è finito, signora Lampert.
Fatto correre tanto. Questo è fatto, ora l'altro. Ah. Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te? È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia i piedi da solo. Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli? Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente? Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata. Ho sentito. E allora dillo. Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti. Non importa, ci vado da sola. Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse? Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato. Marini, signora. Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo? Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank. 217, grazie, Marin. Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto. Signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert. Sì. Signor Cruikshank, la signorina signora. Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi. Grazie. Di tutti gli imbroglioni, truffatori, bugiardi e i delinquenti! Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono. Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa? Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli. Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata? Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora? Verso l'una. L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro. E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio? Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli Bartolomeo. Che... Bartolomeo. Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo. A cominciare dal suo. Dammi i francobolli, coraggio. Come ti devo chiamare oggi? Brian. Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo. Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio. Esiste una signora Cruikshank? Sì. Ma siamo divorziati. No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli. No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank. Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta? Niente trucchi. Io voglio vedere una prova adesso. Non posso mettere un nome falso su una licenza. Vedi, finirei in galera. Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio. Non cambiare argomento. Dammi quei francobolli. Oh, ti amo. Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te. Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?